Vediamo adesso un esercizio sul campo di gravità. Calcolare il campo di gravità che la Terra esercita su una persona che si trova sulla superficie terrestre, quindi il campo di gravità della Terra sulla sua superficie, e confrontarlo con il campo di gravità che la Luna esercita sulla superficie della Terra. Immaginiamo di stare sulla superficie della Terra, lì ci sono due campi di gravità. C'è quello esercitato, generato dalla Terra, che va verso il basso, verso il centro della Terra, poi c'è nello stesso posto un altro campo di gravità che è quello generato dalla Luna, che è rivolto verso la Luna. E vedremo che il campo di gravità della Luna sulla superficie terrestre è molto più debole del campo di gravità della Terra sulla superficie terrestre. E vedremo che sarà circa 300 o 400 mila volte più debole, grosso modo, come ordine di grandezza. Vediamo come eseguire i calcoli. Prima di tutto cominciamo dal campo di gravità che la Terra esercita sulla sua superficie. Utilizziamo la formula del campo di gravità, quindi G, massa della Terra, la massa che esercita il campo, diviso la distanza tra la superficie e il centro della Terra. Molto spesso gli studenti commettono l'errore di ritenere che questa distanza è zero, perché stiamo sulla superficie, quindi pensano che non ci sia distanza tra la Terra e questo omino, per esempio, questo punto. In realtà, la distanza è il raggio terrestre, perché, come dimostrò Newton, una massa sferica esercita intorno a sé un campo di gravità che è identico a quello che genererebbe se quella massa fosse tutta concentrata nel centro. Quindi è come se la Terra, anziché avere un'estensione, fosse puntiforme, tutta concentrata la sua massa nel centro. Quindi la distanza tra la Terra e l'omino, diciamo, non è zero, ma è il raggio della Terra. Andando a sostituire i numeri in questa relazione, troviamo 9,8 metri al secondo quadrato, oppure 9,8 newton fratto chilo, che è l'unità di misura del campo di gravità, newton al chilo. Se vogliamo invece calcolare il campo di gravità che la Luna fa sulla superficie terrestre, dobbiamo utilizzare la stessa formula, cioè questa, e metterci la massa della Luna. Però attenzione che al denominatore non dobbiamo mettere il raggio della Luna, cioè prima c'era il raggio della Terra, perché volevamo calcolare il campo che la Terra fa sulla sua superficie, ma adesso non dobbiamo metterci il raggio della Luna al quadrato, perché altrimenti calcoleremmo il campo di gravità che la Luna fa sulla sua superficie. Invece noi vogliamo il campo di gravità che la Luna fa sulla superficie della Terra. Quindi la distanza che dobbiamo inserire in questa formula qua è la distanza fra la Luna e la Terra, meglio, tra la Luna e la superficie della Terra. E questa distanza è uguale alla distanza fra i centri, cioè la distanza Terra-Luna, la distanza fra i centri, 384 mila km, a cui però dobbiamo togliere il raggio della Terra. Qui abbiamo lo stesso disegno, abbiamo la distanza fra il centro della Luna e il centro della Terra, che sono 384 mila km, ma a noi serve la distanza fra il centro della Luna e la superficie della Terra, quindi dobbiamo togliere il raggio terrestre. Ora, la distanza fra i centri di Luna e Terra è circa 60 raggi terrestri, quindi è come dire 30 Terre messe una in fila all'altra come fossero una collana. Quindi, se noi prendiamo 30 volte la Terra, la riportiamo 30 volte come una collana, dopo 30 Terre arriviamo alla Luna. Quindi sono 60 raggi terrestri. Allora, qua noi potremmo scrivere questa distanza pari a 59 raggi terrestri, perché dobbiamo togliere il raggio della Terra. Se però noi non siamo interessati al calcolo preciso, ma soltanto ad avere un'idea, una stima di quanto il campo di gravità della Luna sulla Terra, sulla superficie terrestre, è inferiore, più debole del campo di gravità della Terra, allora invece di eseguire il calcolo preciso, ci limitiamo a fare un confronto. Quindi questo è il campo di gravità della Luna, la massa della Luna è circa un centesimo della massa della Terra, grosso modo. E lo ricaviamo da questa tabella che è presente sul libro. Infatti, la massa della Luna è questo valore qua, espresso in 10 alla 24 kg, la massa della Terra è quest'altro valore, quindi abbiamo un confronto tra un circa 6 e un circa 0,07. Quindi tra 6 e 0,07 c'è circa di mezzo un fattore 100.
Quindi al posto della massa della Luna scriviamo circa un centesimo della massa della Terra. E invece la distanza, abbiamo detto la distanza tra la Luna è circa 60, 59, facciamo 60 raggi terrestri, ma questa distanza la dobbiamo elevare al quadrato. Quindi questo fattore 60 rispetto a prima va elevato al quadrato, fa circa 3600. Dunque, mettendo insieme un fattore 3600 di smorzamento dovuto alla distanza 60 volte maggiore, mettendo insieme questo fattore con un fattore un centesimo dovuto al fatto che la Luna ha una massa più piccola della Terra, otteniamo un fattore circa 1 su 360.000. Quindi per questo dicevo prima che il campo di gravità della Luna è tra un 300.000esimo e un 400.000esimo di quello della Terra. Quindi, riepilogando, il campo di gravità della Luna sulla Terra è molto più debole di quello della Terra per due motivi. Perché la massa della Luna è più piccola rispetto alla massa della Terra di un fattore circa 100 volte. E l'altro motivo è che la distanza tra la Luna e la superficie terrestre è molto maggiore rispetto alla distanza fra la superficie terrestre e il centro della Terra. Quante volte è più grande la distanza tra la Luna e la Terra? Circa 60 volte, ma questo 60 va addirittura elevato al quadrato, quindi la diversa distanza, la maggiore distanza Luna-Terra si riflette, diciamo, in un fattore circa 3600, 60 al quadrato. Questo fattore 3600 va moltiplicato per il fattore 100, che era quante volte la Luna è più piccola della Terra, la massa. Quindi questo fattore 3600 va moltiplicato per quest'altro fattore 100 e abbiamo così circa tra 300.000 e 400.000 volte che il campo di gravità della Luna è più debole di quello della Terra.